Benvenuti amici, io sono Salo Pimpos e oggi torniamo alla domenica horror con Insomnia. L'ultima volta abbiamo visto il lupo fantasma di Samara, adesso siamo scesi in un tunnel veramente orribile. Direi di proseguire, forza. Allora, proseguiamo, vediamo quello che troviamo. Allora, già si scende. Quando si scende non mi piace. Allora, mi raccomando ragazzi, lasciate like se volete che prosegua questo gioco. Da qua non riesco a passare? Fino alla fine si può passare, però mi devo abbassare. Quindi se vediamo il finale, anche perché ci sono 7 capitoli di Insomnia. Questo è il primo. Quindi se finiamo questo e il gioco vi piace, magari mi posso alzare? Sì. Magari ci facciamo tutti e 7 i capitoli. Allora, qua che c'è? Questa strada per... Che c'è qua? Abbiamo bisogno di una chiave. Meglio così. Meglio così. Sono venuto qua per niente, sono strisciato come un verme. E poi mi serve la chiave. E se me ne dite prima, metteteci un cartello all'inizio del condotto. Mettete a destra, ti serve una chiave. Così uno magari non ci va all'inizio. Allora, vediamo che c'è qua. Che c'è? Pulsanti. Pulsanti, ma non succede niente. Non si può fare niente. Andiamo a sinistra allora. Visto che a destra abbiamo bisogno della chiave. Allora, devo dire che il gioco è inquietante, però non fa paura. È molto inquietante. Che abbiamo qua? C'è sicuramente qualcosa. Chi è che si è scolato tutte queste cose e non mi ha lasciato manco una lattina di Coca-Cola? Che c'è qua? Abbiamo la chiave. Brick, un mattone a forma di chiave. C'è altro? Questi sono chiusi. Qua c'è un pannello. Non si fa niente. Da questa parte lì c'è un armadietto. Qua c'è qualcosa che brilla. Abbiamo bisogno di un giravita per sbloccarlo. Qua non c'è niente. E qua un armadietto con dentro un fico secco. E da questa parte una cassa, però non si interagisce. Allora, direi che dobbiamo utilizzare quella chiave in quel posto che abbiamo visto poco fa. Forza, forza, forza. Qua c'è niente? No. Vabbè, forza, andiamo, andiamo amico mio. Forza, più veloce però. Più veloce a camminare. Velocizzati le zampe, perché stiamo qua tutta la vita. Perché tu devi fare avanti e indietro a cercare chiave e riportarle indietro. Tra l'altro qui la mente scende come non so che cosa. Mi sono guardato 10.000 video per portarlo tutto verde. Già sta scendendo. Vabbè, non ci facciamo caso. Forza, alzati le cornicine. Forza, inseriamo questo qua. Ok, va bene così? Va bene così. Possiamo passare? Possiamo passare. Samara, ma che vuoi? Che vuoi, Samara? Non rompere, infilati tu. Oh, tizio, infilati, dai. Non fare. Capisco che hai paura di Samara. Qua c'è seppellita Samara. È scomparsa. Diamo un'occhiata perché. Mamma mia, che inquietante. Inquietante sì, però paura poco. Inquietante sì. Qua c'è niente. Ah, ok, qua abbiamo una chiave. Door key. Aprirà qualcosa. Vediamo un po' che cosa. Qua c'è altro. Vediamo un po'. Qua non c'è niente. Da questa parte non c'è niente. E ti pareva. Niente di niente. Abbiamo trovato una singola chiave. Che cosa aprirà questa chiave? Qua c'è niente nel pilastro, nel piedistallo, niente. Niente di niente. Una semplice chiave. Magari aprirà. Che è? Che sei caduto? Sali, che ci sono le bucce di ba. Sali. 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 Non è che possiamo perdere 2 ore di video solo per farti salire dalle scale. No, vabbè. Salta. Salta e sali. Salta e sali. Dai, che ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Ragazzi, mi sono bloccato qui sotto. Salviamo la partita, va. Aspetta che prendo la rincorsa, va. Prendiamo la rincorsa e saliamo così per scalare le monte. Oh, ma che facciamo? Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Vai, che c'è. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Vai, che ce la fai. Vai, che ce la fai. Ma stiamo scherzando. Ci vado da abbassato. Da abbassato non sale. No, ma stiamo scherzando. Non sale. Che faccio? Troppa gravità c'è in questo cimitero. Vai che ce l'hai fatta, vai! Un ultimo sforzo pure tu, testa di capra. E dai, su, salta sto cacchio di po'. Vai, e vai. Ma dai, 3 ore per salire una scala, però. Bello ma buggato se gioco. Va bene, dai.
Forza, forza. Intanto la mente scende. Non è che si blocca pure la mente. No, giustamente. La mente scende. E che passa, passa. Non sbattere le corna nel soffitto. Passa, passalo. Vediamo se riusciamo ad aprire. Qui il sole va e viene come se non ci fosse un domani. Vediamo se riusciamo ad aprire quella porta che abbiamo visto lì. Se non è di qui, è un problema. Non è di qui. Non, è un problema. Mi sa che è un problema. Allora torniamo all'ascensore e risaliamo. Vedi che strada che devo fare. Cioè, devo ritornare praticamente all'inizio del gioco. Saliamo. Eh no, dai, ma è possibile che tutte le scale non le sai salire? Ma che perché ci mettete le scale che poi non si possono salire? Ma è su, dai. Ma stiamo scherzando. Ma dai. Cacchio, sali le ste scale. Ma veramente? Ma veramente? Ma sai, ok. Ma veramente? Ma non ce le mettete le scale se poi non si possono salire? Queste le sali, giusto? Perché l'ultima volta le salite. Com'è che adesso non sai più salire le scale? Testa di ca, queste le sale. Queste scale le sale. Quelle sono troppo ripide, evidentemente non ce la fa. Ha il cuoricino troppo tenero. Avanti, su, via. Vedi di fare qualcosa. Ah, non c'è bisogno dell'ascensore. Siamo già qua. Qui c'era qualcosa da aprire effettivamente. Questo. Proviamoci. Dorchi la metto, ma si apre. Si apre, fantastico. Ok, meno male che si è aperto perché altrimenti non sapevo cosa fare. Allora. Dove andiamo? Procediamo, non sbattere le cornicine, però. Abbassati tu stesso, non è che devi fare affidamento sempre su di me. E intanto qui la mente scende. Proviamo a salvare. Salviamo spesso perché qua sto gioco è troppo buggato. Allora, che abbiamo? Vai, corri. Perché non corro? Sono abbassato. Dai, su. Allora, dove andiamo? Sinistra o destra? Sempre la solita strada devo scegliere. Andiamo a destra. E adesso a destra sarà chiuso. E ti pareva, porta chiusa. Porta chiusa. Posso aprirla? No, mi serve una chiave. Ovviamente. Ovviamente. Torniamo indietro. Andiamo allora da quella parte, giustamente. Da qualche parte troveremo qualcosa. Allora, aspetta che qua si sdoppia nuovamente. Andiamo da questa parte. Che c'è? C'è un condotto qua. Aspetta che mi insinuo da questa parte. Che abbiamo qua? Samare, dov'è Samare? Oh, che fine ha fatto? Qua c'è una chiave. Ok. Chiave, Golden Key. Aprirà quella porta di prima? Chi lo sa? Qua è tutto a caso. E qua abbiamo qualcosa. Dobbiamo tagliare. Abbiamo bisogno delle chiavi. Della chiave, delle forbici. Abbiamo bisogno di una forbice per tagliare qui e aprire questo. Capito, capito. Niente, torniamo indietro. Abbiamo una Golden Key. E non ho paura di utilizzarla. Il problema è capire dove utilizzarla. Allora, andiamo prima qua. Perché là sappiamo che c'è una porta. Ah, da qua siamo arrivati. Allora niente, andiamo da là. Andiamo ad aprire quella. Forza, veloce, veloce. Qui la mente se ne scende come se non ci fosse un domani. Di che cosa hai paura, tizio? Che solo i ragni ci sono. Abbiamo solo ragni. Allora, apro questa. Con la chiave dorata. Apri. Si apre. Ottimo, ottimo. Vediamo. Aspetta, ecco, ho visto brillare una. Che è? Una Bibbia? Prendiamo la Bibbia, forza. Ce la leggiamo durante. Che c'è? Che cacchio stai facendo? Che c'è? Ti fa male la gola? Lo so, gira un po' di influenza. Prenditi due tachipirina, va. Non è che te la pigli con me se ti fa male la gola. Prenditi la tachipirina e ti passa. Nel frattempo mi esploro qua. Doccia vuota. Qua. Vuota. Qua. Vuota. E capisco che sono docce in disuso, ma mettetecela qualcosa. Tutto vuoto, qua che c'è? Niente. E stai zitto tu. Qualcosa ci sarà, scusami. Che ho preso? Solo la Bibbia. Ah, la Bibbia, ho preso. Che ci faccio con la Bibbia? Aspetta, vediamo che c'è qua. Che c'è qua? Aspetta, che brilla qualcosa. Posso saltare? Sì. Ah, ok, le fo. E dai, non scende. Le forbici. Prendile però, prendile, testa di capra che non sei altro. Ok, abbiamo le forbici. C'è altro da prendere? Questo qui rimane con il mal di gola. Posso farci qualcosa? Credo di no perché non ci posso interagire. Non ho che farti. Vai dal medico, fatti visitare perché non è che posso fare qualcosa. Io sto cercando di scappare a sto postaccio. Figurati se mi prendo pure cura di te. Andiamo via, via. Allora, abbiamo trovato le forbici. Equipaggiamole.
Allora andiamo dritto, forse andiamo a tagliare lì. Ovviamente prima salvo. Salviamo ogni passo che facciamo in questo gioco, salviamo perché il bug è dietro l'angolo. E mi tocca rifare tutto. Allora, forza, forbici equipaggiate, tagliamo. Fatto. Me ne posso andare? Me ne posso andare? Me ne posso andare. Ottimo, ottimo. Ottimissimo. Aspetta, esploriamo bene. Non ci perdiamo niente, perché se ci perdiamo qualcosa è la fine. Sempre due vie, sinistra e destra. A sinistra si scende, andiamo a destra allora, perché non mi piace scendere da in posti orribili. Allora, che abbiamo qua? C'è nessuno? C'è niente quantomeno, perché sono solo in questo postaccio. C'è una porta aperta. C'è niente qua? No. Chi ha aperto sta porta? Oh, Samara? Samara, sto entrando. Che è un codice? 7419, help. 7419, ricordiamocelo. Ricordiamocelo, 7419. Dov'è che lo metto? Qua non c'è altro, però. C'è niente qua? Qua non c'è niente. Solo il codice abbiamo trovato. 7419, help. Cercherò di aiutarti, chiunque tu sia, ma abbi pazienza se mi scordo il codice. Va bene, qua niente, andiamo dall'altra parte. Allora, 7419, ragazzi, ricordatemelo. Entrate nella mia mente e ricordatemi il codice. Andiamo dall'altra parte, forza, forza, veloci, però dobbiamo scendere per forza. E qua la cosa sta scendendo però. Riguardiamo il video. Pronti? Scendiamo, salviamo, salviamo, prima di fare cose di cui ci pentiremo presto, stiamo scendendo. Dov'è che siamo qua? Che bella famigliola! Siete vestiti da Halloween, giusto? È Halloween. Spero di sì per voi. Veramente. Qua è brutta questa zona. Questa zona non mi piace proprio. Dove vado? Andiamo a destra. Vado sempre a destra. Così sono sicuro di non perdermi. Qua abbiamo mucchietti di qualcosa, di mattoni. Qua è chiuso proprio. Qua è chiuso, meglio così. È l'uscita comunque. Però è chiuso. Meglio così. Torniamo indietro. Niente, andiamo a destra. Vediamo che c'è da. Oppure andiamo da quella parte. Non so dove andare, andiamo di qua. Forza, apriamo qua. Salve. C'è niente qua, armadietti nascosti. Di qua. Il codice quant'è? 7419. Ok, che c'è qua? Armadietto. Niente, vuoto. Da qua non c'è niente. Che è? Che cos'è? Tizio, ma che cacchio ci fai nascosto qua? Mi hai fatto prendere uno spavento orribile. Ma va. Ma dai, che cacchi sei tu? Tu sei il marito di Samara. E l'hai seppellita. Che cacchio gli hai fatto a Samara? Oh, parla. Che è? Toma, lava dell'officina. La chiave dell'officina. E dov'è l'officina? Oh, sarà quella di fronte? Tu sei il marito di Samara, l'hai seppellita. Non mi mischiare in cose losche però. Salviamo, salviamo. Me ne vado, me ne vado. Rimani qua imperterrito a fare non so che cosa. Via, perché qua la cosa si sta facendo seria. Aspetta, me ne vado di qua allora. Quello mi ha dato una chiave. La chiave per l'officina. Questa era chiusa allora prima. No, è aperta. Che cacchio me l'hai data a fare le chiavi che qua non mi servono? Che c'è qua? Non c'è niente qua. Che faccio? Telefono? Telefono a chi? 7419. Mancano i numeri qua. 7419. Ma in che senso? Aspetta, è che qualcosa. 54. 5, 6. Ma io non ho digitato 57. Oh, ma mi prendete in giro? 7 4 19. Ma io qua non vedo niente con sto coso che c'è qua, però. Ho capito, mi è finita l'energia pure. No, c'è qualcosa che non. Salviamo, salviamo, perché dobbiamo vederci il video per forza. Allora, 7 qua, 7, 4, 19, 5, 6, 7, 4. Che è? 19, 4, 7. Aspetta, 7, 4, 19. Vediamo solo il 7, 4 perché l'ho digito prima. Che c'è? No, non sono. Che cacchio vuoi, marito di Samara? Lasciami in pace. Che faccio? Ho la Bibbia. Ho una Bibbia in mano. Vattene via. Mamma mia.
Mamma mia, che è successo? L'ho utilizzata comunque la Bibbia. Se non avessi avuto la Bibbia, quale sarebbe stata la mia fine? Mamma mia, allora ragazzi, ho paurissima. Direi che per oggi possiamo anche lasciarci qui, altrimenti io ci lascio le penne invece di lasciarci qui. Va bene. Mi raccomando, lasciate like perché penso che il finale comunque si stia avvicinando a questo gioco, quindi lo vediamo alla prossima domenica horror. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, insieme a tutti i social di cui trovate il link in descrizione, iscrivetevi al canale e per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Horrorfield dopo tantissimo tempo, è stato aggiornato finalmente anche questo. Sono stati eliminati le cose più odiose di sto gioco, ovvero i sigilli, sono stati eliminati. Non è che mi fai vedere l'orario, lo so.